Procediamo con l'appello. Cedo la parola al direttore. Prego. Lozzi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cercuoni. Ciancio. De Chiara. Presente. Di Egidio. Ferrauto. Giannone. Giuliano. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Pompei. Principato. Rinaldi. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Quindi inutile che lo continuiamo. Allora, vediamo i numeri. Gli scrutatori odierni, sì, allora, presenti, 15 presenti, ci sono 3 assenti giustificati, il consigliere Carlone, il consigliere Pompei e la consigliera Zitoli. Gli scrutatori odierni, il consigliere Ferrauto, la consigliera Labiso e il consigliere Toti. Grazie. Procediamo con l'ordine dei lavori. Al primo punto abbiamo proposta di deliberazione avente ad oggetto individuazione aree per la delocalizzazione e ricollocazione delle soste di commercio sulle aree pubbliche autorizzate in via Appia Nuova dal civico 416 al civico 434 altezza Cinema Maestoso e civici 47, 49, 437 e 439 a Viale Marco Fulvio Nobiliore, tratto relativo ai civici 21, 31, 33 e 35. Relatore, prego consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa proposta di deliberazione l'abbiamo discussa in commissione e dopo un dibattito pacato e comunque analizzando bene i punti, la commissione si è espressa con parere favorevole e con un astenuto. Questo processo che ormai si sta avviando alla conclusione è cominciato, come probabilmente tutti ricordiamo, con la mozione numero 12 del 29 settembre 2016, mozione approvata in Consiglio con la quale si chiedeva appunto la ricollocazione, la delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni sulla via Appia e sulla via Tuscolana. Come noi tutti già sappiamo, sulla Tuscolana si è già proceduto alla delocalizzazione e ricollocazione dei posteggi e adesso c'è la seconda fase appunto che riguarda l'Appia. Nella delibera che abbiamo votato nella Commissione Commercio si è anche parlato, perché appunto nella delibera contiene anche la delocalizzazione di via Marco Fulvio Nobiliore, dove appunto in questi anni noi abbiamo raccolto tantissime istanze di cittadini che si lamentavano proprio per l'occupazione del suolo pubblico in maniera anche un po', diciamo così, non proprio lecita. E tra l'altro rivedendo anche le postazioni autorizzate, perché alcune di queste
a seguito di sopralluoghi dei vigili, diciamo dopo aver accolto le istanze dei cittadini, si è potuto evincere che queste postazioni stavano davanti ai condomini e quindi potevano creare, come già è successo in alcuni nel passato, potevano creare dei disagi anche a livello di soccorso, eccetera. Noi sappiamo benissimo che comunque per installare una postazione sui marciapiedi bisogna comunque lasciare tra la postazione e il filomuro comunque un tot di metri, che devono consentire la fruizione appunto dei passanti, di chi è per esempio carrozzato, passeggini, eccetera. Purtroppo in via Marco Fulvio Nobiliore questo non è avvenuto, nonostante i numerosi controlli, i numerosi avvertimenti, e quindi si è dovuto comunque procedere. Per quanto riguarda via Marco Fulvio Nobiliore, noi via Marco Fulvio Nobiliore abbiamo comunque cercato di, diciamo, non proprio delocalizzarle ma semplicemente spostarle, quindi saranno spostate sempre sulla via, diciamo, saranno installate su diversi numeri civici, vicino a diversi numeri civici. Per quanto riguarda l'Appia invece verrà delocalizzata e le postazioni saranno ricollocate a Viale Colli Albani, dove praticamente era già un'opzione che avevamo dato noi in commissione nel 2017, valutando tutte le varie possibilità. La problematica che abbiamo riscontrato all'epoca in commissione era proprio che l'ex nono purtroppo non aveva degli spazi idonei per raccogliere le postazioni, idonei e poi, diciamo, in prossimità dell'Appia, perché altrimenti dovevamo procedere a una delocalizzazione molto più lontana dalla via Appia. Questo procedimento comunque è stato eseguito attraverso tantissimi incontri con le associazioni di categoria, tant'è che è stato proposto più volte di fare loro una controproposta, perché comunque da parte dell'amministrazione c'è sempre stata una apertura a procedere, diciamo, adottando, diciamo, una via condivisa. Le associazioni di categoria in effetti hanno presentato delle controproposte, sono state valutate dalla polizia locale, la quale purtroppo non hanno dato l'idoneità per la ricollocazione, e quindi per il momento si sta procedendo appunto con questo metodo, ma come già è scritto anche in delibera siamo ancora pronti ad accogliere qualsiasi altra proposta, ovviamente verrà accettata dopo aver ottenuto comunque il parere della polizia locale. Tutto questo noi lo facciamo sempre ai sensi dell'articolo 48 della delibera 28/29/2018, la quale prevede appunto una ricollocazione per motivazioni di interesse pubblico. Quindi per quanto riguarda via Marco Fulvio Nobiliore è questo, per quanto riguarda via Appia sappiamo benissimo come chiesto sulla mozione numero 12 del 2016, proprio per quanto riguarda le grandi viabilità. Non ci sono stati problemi a procedere, anche perché le associazioni di categoria hanno effettivamente collaborato, facendo anche insieme alla Presidente e all'Assessore e alla Polizia Locale, hanno proceduto a fare dei sopralluoghi proprio fisici, quindi sono andati proprio sul posto per vedere se effettivamente la cosa poteva essere fattibile.
ovviamente i vigili l'idoneità non l'hanno data e quindi adesso si procede in questa maniera, auspicando che magari se qualche diciamo operatore ambulante ove mai insomma non è soddisfatto della scelta fatta dall'amministrazione, può comunque presentare una sua proposta ed eventualmente se la proposta viene accolta e quindi ha la sua idoneità, si procederà comunque ad accontentare l'operatore. Adesso, allo stato dei fatti, si procederà in questa maniera. Grazie. Grazie a lei. Interventi? Ci sono interventi? Non mi sembra di vedere, mani alzate. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Non vedo nulla. Ah, prego, consigliera. Sì, in base a quello che avevo detto prima, il gruppo del Movimento 5 Stelle ovviamente è favorevole al parere che abbiamo espresso in commissione, auspicando appunto che soprattutto sulla via Marco Fulvio Nobiliore ci sia veramente un rispetto del decoro e un rispetto proprio delle regole, perché ovviamente noi dobbiamo tener conto degli operatori che comunque devono lavorare e comunque devono mantenere le proprie famiglie, ma dobbiamo anche ascoltare i cittadini che comunque lamentano appunto delle criticità. Quindi spero che con questa delocalizzazione e ricollocazione si possa arrivare a una sorta di equilibrio. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Non vedo. Passiamo alla votazione. Favorevoli 3, contrari, astenuti. Con 12 voti favorevoli e 4 astenuti, l'atto si intende approvato. Grazie. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'immediata eseguibilità non è concessa. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori. Proposta di deliberazione per l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Donati, Paciocco, Catini, Zotta, Angelucci e Dario, avente ad oggetto il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani CSA polifunzionali ed intergenerazionali, abrogazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 28 del 13 dicembre 2010. Il relatore? Sì, ok. Allora, il relatore che si è iscritto a parlare ha chiesto l'ampliamento della durata dell'intervento a 30 minuti. Prego, consigliere. Sì.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vorrei iniziare il mio intervento con un'introduzione per condividere con l'Aula l'iter di questo atto. Per rispettare i tempi previsti dal regolamento e dare a tutti gli intervenuti la possibilità di esprimere la propria opinione e raccogliere le loro proposte, ho deciso di suddividere la discussione in 4 incontri di commissione. Il 28 giugno abbiamo condiviso per la prima volta il testo e ci sembrava doveroso partire dai centri sociali anziani. C'è stata una prima discussione con i presidenti, alla presenza della consigliera capitolina Simona Donati, prima firmataria dell'atto, dell'assessorato comunale, dell'ufficio municipale soggiorni per anziani, del coordinamento municipale del collegio di garanzia. È stata l'occasione per ribadire che è intenzione dell'amministrazione procedere lungo il percorso con il contributo dei centri. La stessa consigliera Donati in quella sede ha confermato che nulla è immodificabile nella proposta, nella disamina della quale anche a livello capitolino si terrà conto delle osservazioni pervenute dai centri. Il capo staff dell'assessorato comunale ha chiarito ai convenuti che l'intero processo di trasformazione del vecchio regolamento consta di 3 fasi distinte, quali l'ascolto, il vaglio tecnico e la decisione, precisando che attualmente si è nella prima fase, quella dell'ascolto per l'appunto, durante la quale diventa fondamentale il contributo dei centri. Inoltre ci ha confermato che finalmente, grazie al nuovo regolamento, sarà prevista nell'ambito del bilancio preventivo una voce di costo dedicata esclusivamente alla gestione dei centri. È una svolta epocale che consentirà per la prima volta al Comune di trasferire dei fondi ad hoc ai municipi. Il 3 luglio scorso, a seguito dell'incontro, attraverso il coordinamento municipale, abbiamo raccolto le osservazioni dei centri anziani. Il 5 luglio si è tenuta la seconda discussione con la disamina delle osservazioni degli uffici alla presenza della consigliera Donati, del direttore dell'area socioeducativa municipale, dell'ufficio municipale, del coordinamento e del collegio di garanzia. In quell'occasione abbiamo affrontato il regolamento nella parte più tecnica, accogliendo le osservazioni dell'ufficio, cercando nel contempo di rendere il più fluido possibile il regolamento affinché se ne potesse garantire la massima applicabilità. Nella stessa seduta è stato chiarito dal punto di vista normativo il tema dell'elezione dei 2 presidenti, uno per il centro sociale anziani e l'altro per l'associazione a cui il centro fa riferimento. La consigliera Donati ci ha spiegato che un unico soggetto non può giuridicamente ricoprire 2 ruoli, pertanto in base all'articolo 18 della Costituzione, che prevede la libera iniziativa di associazione, i centri, qualora ci siano movimenti finanziari, possono costituirsi in associazioni di promozione sociale. Le osservazioni degli uffici sono state formalizzate e rese disponibili ai commissari. Il 9 luglio, in occasione della terza discussione sul tema, abbiamo esaminato le osservazioni pervenute dal coordinamento e dal collegio di garanzia, alla loro presenza e con il supporto dell'ufficio municipale. Nell'ultima seduta, tenutasi il 12 luglio, alla quale hanno partecipato l'ufficio, il coordinamento e il collegio di garanzia, abbiamo chiuso la discussione politica e la commissione si è espressa con un parere favorevole. La proposta finale, scaturita dal percorso illustrato in discussione oggi, è a nostro avviso un documento condivisibile e dettagliato, frutto di un lavoro certosino di interlocuzione e confronto continui con le parti in causa, 3 anni di attività alla quale il nostro municipio ha partecipato attivamente. Ora passerei ad illustrare i punti principali della proposta. È stato introdotto il carattere di aggregazione intergenerazionale dei centri, quali luoghi dinamici di scambio tra generazioni, ovvero occasioni di incontro tra le varie fasce d'età. Vogliamo che queste strutture diventino luoghi di incontro aperti a tutta la cittadinanza, riportando la persona anziana al centro della vita sociale. A questo proposito abbiamo richiesto, ad esempio, di sostituire le parole centri sociali anziani con centri intergenerazionali e di promozione della terza età. Sulla semplificazione delle procedure burocratiche sono stati tolti i passaggi deliberativi nei consigli municipali relativi alle nomine degli organi elettivi, un inutile spreco di risorse economiche e di tempo. È stata prevista inoltre l'eliminazione da legami partitici,
con lo svincolo da ogni manifestazione di propaganda elettorale all'interno dei centri, che sono e devono rimanere un servizio sociale e non diventare una sede di partito. L'assemblea degli iscritti al centro è sovrana. È stato ribadito il ruolo democratico fondamentale dell'assemblea degli iscritti, che interviene ad esempio sul contributo relativo alle attività complementari stabilito dagli iscritti all'associazione, sul programma delle attività predisposto dall'associazione, nella verifica sulla realizzazione del programma stesso e sul regolare svolgimento delle attività, unitamente alla comunicazione in merito alle entrate e alle uscite sostenute dall'associazione. L'associazione deve presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte nell'anno all'assemblea degli iscritti al centro e alla direzione socio-educativa del municipio. Attraverso deliberazione l'assemblea interviene inoltre sulla costituzione di una sezione bocciofila, approva il bilancio consuntivo dell'associazione di promozione sociale con indicazione di tutte le spese sostenute, vota la mozione di sfiducia per la revoca del presidente. È stato introdotto il divieto, salvo casi particolari, di cumulo delle cariche di presidente dell'associazione e del centro. I centri vengono rappresentati in questo regolamento quali luoghi polifunzionali e di riferimento del territorio. E noi siamo già intervenuti sul nostro municipio in questo senso. Come sapete, avremo a breve un nuovo centro anziani e polifunzionale, la seconda casa di quartiere dopo quella di Osteria del Curato, questa volta in zona Statuario. Allora, quali sono le azioni in corso sui centri e le novità principali di questo regolamento? Nel caso della prevenzione sanitaria, ad esempio, si sta provvedendo alla dotazione presso ogni centro di un defibrillatore con relativa formazione e aggiornamenti. È stato rinforzato il concetto di collaborazione con le scuole del territorio ed è stata introdotta la possibilità di svolgere attività artigianali di piccola agricoltura, della cura e tutela del verde e delle colonie feline, ove presenti o esterne al centro. Sul verde, ad esempio, abbiamo scritto a due mani con il coordinamento municipale un'osservazione per chiedere di ampliare la copertura infortuni, già introdotta da questa amministrazione l'anno scorso, alle attività espletate anche al di fuori del centro. All'interno del regolamento si parla inoltre di collaborazione con le forze dell'ordine. Nel nostro municipio abbiamo anticipato i tempi, approvando proprio recentemente una mozione in cui impegnavamo la Presidente e la Giunta ad interfacciarsi con la Polizia di Stato e con i centri per promuovere seminari e incontri informativi e formativi sulle truffe ai danni dei cittadini. Nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere, nelle elezioni delle varie figure è stata introdotta inoltre la possibilità di esprimere la doppia preferenza, in luogo della unica come previsto dal regolamento vigente. Dopo una panoramica sul regolamento vorrei affrontare nel dettaglio le osservazioni che sono poi scaturite dagli incontri e inserite poi nel parere. Rispetto alle osservazioni generali alla proposta, come municipio, su suggerimento del Presidente Rinaldi, abbiamo richiesto di assegnare degli account di posta elettronica istituzionale nel dominio comunale per le cariche elettive al coordinamento municipale, al collegio di garanzia e al comitato di gestione. Chiediamo che la casella rimanga a disposizione del comitato di gestione fino alla fine del mandato per poi essere trasferita ai comitati di gestione successivi. Abbiamo chiesto in aggiunta di prevedere attraverso il Dipartimento Innovazione Tecnologica alla fornitura di dotazioni informatiche ai centri e agli organi di gestione sopracitati. Nell'articolo 4, relativo all'istituzione dei nuovi centri, abbiamo chiesto di accorciare i tempi di ratifica della Giunta Capitolina, ponendo una scadenza a 90 giorni dall'approvazione della delibera del Consiglio Municipale. Nello stesso articolo abbiamo chiesto di agevolare la trasmissione della documentazione necessaria ai centri, quale ad esempio la copia del pagamento dei diritti SIAE, da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Nell'articolo 5, relativo all'individuazione e allestimento delle sedi, abbiamo richiesto un maggiore supporto da parte delle strutture centrali ai municipi per l'allestimento dei centri, ad esempio sulle attivazioni delle utenze. Sul registro degli iscritti al centro abbiamo richiesto il formato elettronico per snellire le procedure di aggiornamento e sottolineato la necessità di dotare uffici e organi dei centri di tutti gli strumenti e supporti informatici necessari.
Abbiamo chiesto che gli elenchi delle attività e dei servizi svolti nei centri siano affissi in bacheca a conoscenza di iscritti e frequentatori e resi inoltre disponibili sul sito di Roma Capitale. Considerate che è partita proprio da questo municipio a mia firma la richiesta di aggiornamento dell'area del sito comunale dedicata ai centri. Nell'articolo 6 relativo alle norme di sicurezza è stato finalmente definito un percorso per stabilire con chiarezza la capienza dei centri e come municipio abbiamo suggerito inoltre di procedere con il supporto del responsabile della sicurezza municipale e dei vigili del fuoco, prevedendo eventuali stanziamenti ad hoc dal centro a copertura di eventuali oneri. Nell'articolo 7, al comma 2.2 dell'elenco, relativo all'installazione di distributori automatici, al suggerimento della consigliera Alabiso, come in un altro atto da lei depositato, chiediamo anche per i centri di provvedere ad eliminare la presenza di bottiglie in plastica nei distributori, installando colonnine di acqua purificata e distribuendo borracce ad uso degli iscritti e frequentatori del centro. Chiediamo inoltre di rifornire distributori di bevande con bicchieri di cartone e paline di legno e prevedere che gli ordinativi per i distributori siano di tipo salutistico con packaging plastica green che si ricicla all'infinito. Nell'articolo 8, al comma 1.5 dell'elenco, abbiamo chiesto, in quanto inutile spreco di risorse economiche, di eliminare l'approvazione con deliberazione del Consiglio del Municipio del regolamento delle bocciofile, lasciando la ratifica al Comitato di Gestione del Centro, sentita l'Assemblea degli Iscritti. Al comma 4 dell'articolo, dopo aver realizzato per la prima volta nella storia di questo municipio, grazie al lavoro degli uffici tecnici e la collaborazione del Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Stefano Rinaldi, un elenco dettagliato dello stato degli edifici che ospitano i centri, abbiamo accolto un'osservazione dei presidenti relativa alla cogestione nella manutenzione dei locali, inserendo il seguente passaggio per semplificare le procedure. Nel caso di richiesta di intervento diretto e a proprie spese per la manutenzione dei locali, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista per legge, permessi preventivi, sicurezza, eccetera, inoltrata al municipio da parte del comitato di gestione o dell'associazione di promozione sociale, l'ufficio tecnico si impegna a valutare la fattibilità di intervento diretto e a fornire ai richiedenti un riscontro autorizzativo in tempi congrui. Entro 20 giorni al massimo. La mancata risposta da parte degli uffici tecnici municipali potrà essere considerata quale tacito assenso ad operare da parte del comitato di gestione o dell'APS nel rispetto delle normative vigenti. Ad intervento eseguito, il comitato di gestione o l'APS provvederanno ad inviare tutta la documentazione scaturita a seguito dell'intervento. Nello stesso comma, rispetto alla quota associativa da versare all'APS, per consentire la più ampia partecipazione possibile, abbiamo introdotto il concetto di agevolazioni, quali esenzioni da parziali a totali in base alle condizioni reddituali individuali degli iscritti. Nel comma 5, accogliendo un'altra osservazione di uffici e organi di gestione, abbiamo richiesto un impegno al Dipartimento di rendere edotti gli uffici municipali competenti in materia di CSA e attraverso il coordinatore cittadino tutti i coordinatori municipali rispetto alle decisioni, notizie, iniziative e quant'altro ritenuto utile per un'informazione capillare e puntuale alle sedi municipali. All'articolo 10, comportamento degli iscritti, nel comma 11, accogliendo un'osservazione del Collegio di Garanzia che segnalava in alcuni casi la difficoltà di notifica agli iscritti sanzionati per rifiuto della sanzione, abbiamo chiesto di prevedere modalità di notifiche alternative, quali ad esempio l'utilizzo del messo comunale. Al comma 13, considerando che la responsabilità è personale, abbiamo proposto di sostituire il testo. Nel caso un centro venga sanzionato a prescindere dall'entità della sanzione, nessuno dei componenti del comitato di gestione ed il presidente in carica potrà candidarsi alle nuove elezioni con il seguente. Nel caso uno degli iscritti, un membro del comitato di gestione o un membro dell'APS, incluso presidente e correlati, venga sanzionato a prescindere dall'entità della sanzione, non potrà candidarsi alle nuove elezioni, perché ovviamente la responsabilità è personale. Nell'articolo 12, relativo alle iscrizioni, accogliendo l'osservazione degli uffici e nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative, proponiamo l'elaborazione di un modello unico per l'autocertificazione della residenza o domicilio a cura del Dipartimento.
Nell'articolo 13, relativo alle modalità per l'iscrizione, gli uffici ci hanno segnalato la difficoltà di conservazione delle schede all'interno del municipio per mancanza di spazi adeguati. Per questo ne abbiamo chiesto la dematerializzazione. All'articolo 19, relativo ai compiti dell'assemblea degli iscritti, nel comma 1, accogliendo un'osservazione del coordinamento municipale condivisa dagli uffici, abbiamo chiesto di eliminare integralmente il settimo punto, considerato che il CSA non può svolgere alcuna operazione che comporti movimenti finanziari, eventuali finanziamenti di natura pubblica, contributi da comune, regione, stato, eccetera, sono comunque gestiti dal municipio. Al comma 3 dello stesso articolo, che recita: le decisioni dell'assemblea degli iscritti, salvo quelle relative ai punti 1, 2 e 3, sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti, abbiamo accolto l'osservazione del coordinamento, includendo il punto 4 con la possibilità di deliberare sulla costituzione di un'associazione del centro per lo svolgimento delle attività complementari di cui all'articolo 8, in quanto in base all'articolo 18 l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione solo con la presenza del 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti. All'articolo 20, relativo al comitato di gestione, nel comma 1 abbiamo inserito le considerazioni dell'ufficio condivise dal coordinamento, il quale, comunicandoci che nell'esperienza dell'attività con i CSA il numero eccessivo di componenti aumenta le dinamiche conflittuali, auspicava di poter modificare i componenti per i CSA come segue: fino ad 800 iscritti 9 componenti, nella proposta è 7, da 801 a 1500 11 componenti, precedentemente era 13, da 1501 iscritti in su 13 componenti in luogo di 14. Al comma 2, accogliendo le considerazioni degli uffici, chiediamo di sostituire integralmente il testo. Alle riunioni del comitato di gestione può partecipare, dietro invito specifico del comitato, il coordinatore municipale senza diritto di voto. Con: alle riunioni del comitato di gestione possono partecipare senza diritto di voto il coordinatore municipale e l'assistente sociale. Il comitato di gestione, per facilitare la partecipazione degli uffici, dovrà concordare preventivamente con essi le date delle riunioni. All'articolo 21, candidatura al comitato di gestione dei centri sociali anziani e a presidente, abbiamo chiesto di semplificare le modalità di accertamento delle iscrizioni per le candidature, aggiungere l'opzione di scelta per un solo incarico tra presidente e consigliere e prevedere il limite del doppio mandato per entrambi gli incarichi a prescindere dalla loro durata. All'articolo 23, elezioni e insediamento del comitato di gestione, sempre nell'ottica di semplificare il lavoro degli uffici, abbiamo chiesto di sostituire le parole: a parità di voti è eletto il candidato che sia stato complessivamente iscritto per un periodo più lungo negli ultimi 10 anni, con: a parità di voti ottenuti è eletto il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione, a parità d'anzianità di iscrizione è eletto il candidato più giovane. Nell'articolo 24, durata in carica del comitato di gestione, abbiamo voluto riaffermare il ruolo centrale degli uffici che, sentito il parere non vincolante del coordinamento municipale, deve a nostro avviso decidere per la decadenza per inattività dei componenti del comitato di gestione. Per quanto riguarda le surroghe, con il regolamento attuale è prevista una procedura lunga e onerosa per il municipio. Attualmente gli uffici preparano uno schema di delibera che deve essere analizzato prima in commissione per l'espressione di un parere e poi in consiglio ratificato da una votazione. Questo significa che per sostituire un consigliere di un centro che rinuncia alla carica con il primo dei non eletti dobbiamo impegnare 3 uffici e dobbiamo pagare un gettone di presenza ai consiglieri da un minimo di 4 fino a 11 in una seduta di commissione politiche sociali e da un minimo di 12 e fino a 24 gettoni in una seduta di consiglio. In altre parole, per una surroga spendiamo all'incirca dalle 500 alle 1100 euro di soldi dei cittadini, un'assurdità. Nell'attuale regolamento, quello dell'epoca Alemanno, per ogni modifica in un centro anziani, surroghe, nuove elezioni e perfino per l'approvazione del calendario delle elezioni sono previsti almeno una commissione e almeno un consiglio, questo moltiplicato per 15 municipi con relativi gettoni per tutti. Fatemi un po' i conti. Ecco, con il nuovo regolamento tutti questi soldi verranno risparmiati da Roma Capitale.
Nell'articolo 27, elezione del presidente e nomina del vicepresidente, al comma 3, accogliendo l'osservazione del coordinamento municipale che recita: omissis, il presidente manifesta per iscritto la sua volontà di dimettersi, la comunica al municipio e dal momento in cui il destinatario riceve materialmente la comunicazione, le dimissioni medesime sono efficaci, chiediamo di eliminare le parole determinate da documentate condizioni di salute che ne impediscano l'attività, in quanto secondo noi lesive della privacy della persona. All'articolo 30, collegio di garanzia municipale, condividendo le osservazioni degli uffici, del coordinamento e del collegio di garanzia, ribadiamo l'importanza e la centralità di quest'ultimo e per questo chiediamo di rendere il parere del medesimo vincolante. Nello stesso articolo proponiamo l'utilizzo del messo comunale per la consegna delle convocazioni relative alle audizioni effettuate dal collegio. All'articolo 38, regolamento dei coordinamenti e dei collegi di garanzia, per quanto precedentemente espresso, nell'ottica di una semplificazione delle procedure e con l'intento di eliminare un inutile onere economico, chiediamo che i regolamenti del coordinamento e del collegio di garanzia non passino per l'approvazione dei consigli municipali, ma vengano piuttosto redatti sul modello fornito dal Dipartimento Politiche Sociali e vidimati dall'ufficio municipale competente in materia di CSA. Articolo 39, disposizioni transitorie e finali. In questo articolo, a seguito delle considerazioni degli uffici, chiediamo che i coordinamenti municipali siano insediati esclusivamente per quei municipi che ne siano sprovvisti all'avvenuta approvazione del regolamento. Nell'ottica della massima trasparenza vi informo che a seguito dei continui confronti svolti anche al centro sono in cantiere alcune modifiche già programmate a livello capitolino. Nel corso dell'interlocuzione con la consigliera Donati abbiamo evidenziato inoltre alcuni punti che proporremo poi più avanti come emendamenti, diciamo, alle osservazioni d'espressione parere. Concludo il mio intervento, vorrei ringraziare quanti hanno partecipato alla discussione di questa proposta nel nostro municipio, quindi la consigliera capitolina Simona Donati, prima firmataria dell'atto, che si è resa disponibile in due incontri di commissione nel nostro municipio, il presidente del coordinamento municipale centri anziani, signor Pietro Aureli, il suo vice, signor Rosario Merenda, il collaboratore del coordinamento, dottor Anni Chiarico, e il presidente del collegio di garanzia municipale, dottor Antonio Leopoldo Saolini, sempre presenti in tutte le commissioni sul tema. Ringrazio inoltre tutti i presidenti e i vicepresidenti dei CSA che hanno fornito i loro contributi, il direttore dell'area socioeducativa, dottor Fabio Iraghi, l'assistente sociale dell'ufficio soggiorni per anziani, dottoressa Emanuela Giordani, il capo staff dell'assessorato comunale alla persona, scuola e comunità solidale, dottor Emanuele Montini. Un ringraziamento particolare va alle istruttrici amministrative dell'ufficio commissioni e consiglio che ci hanno supportato amministrativamente per tutta la procedura. Per il momento ho terminato, ma rimango disponibile per eventuali chiarimenti nell'intervento conclusivo. Grazie Presidente. Prego, consigliere Principato, se vuole anche illustrare le altre osservazioni o lo vuole, magari così dopo abbiamo la possibilità di votarle tutte insieme. Ci sono le copie a disposizione. Queste qui sono tre. Certo. Se vuole illustrarcele, ne abbiamo. Sì, una pagina ce ne sono due perché sono lo stesso articolo. Ah, okay. Ah, va bene, perfetto. Sì. Sì, se, così dopo abbiamo la possibilità di votarli tutti insieme. Grazie. Comunque ho ancora dei minuti a disposizione. Allora, le osservazioni sono le seguenti. All'articolo 22, procedure per l'elezione del comitato di gestione, si propone di eliminare il terzo comma dell'articolo 22 in quanto si ritiene opportuno che il seggio sia esclusivamente composto da personale degli uffici. All'articolo 36, corsi di formazione, si propone di modificare il testo del secondo comma come segue. Dopo le parole "per ciò che concerne la redazione di bilanci e documenti contabili" e prima delle parole "dovrà fornire ogni adeguata collaborazione allo scopo necessario", sostituire le parole "l'ufficio di ragioneria presso il municipio" con le parole "in caso di contenziosi l'avvocatura capitolina".
Su questa osservazione ho fatto un passaggio con il nostro assessore al bilancio proprio per capire poi in maniera pratica cosa era possibile e non possibile fare a livello municipale. Mi è stato spiegato che il nostro ufficio di ragioneria in realtà non è il nostro, ma si muove su almeno altri 3-4 municipi e quindi diciamo anche per tipologia di documenti da analizzare non ha lo skill necessario per poter affrontare diciamo un'attività aggiuntiva di questo tipo. Per questo motivo si propone appunto di fare intervenire a livello centrale l'Avvocatura Capitolina laddove ci fossero delle necessità. Articolo 39, disposizioni transitorie e finali, si propone di aggiungere un terzo comma con il seguente testo: nei primi 180 giorni dalla sua entrata in vigore il presente regolamento dovrà essere considerato adottato in via sperimentale con la possibilità di apporre eventuali modifiche previo confronto con l'osservatorio della terza età di Roma, i coordinamenti comunale e municipale. Questo ci sembra molto importante e tra l'altro è stato avallato anche dal dottore Iraghi, il direttore dell'area socioeducativa municipale, che ci spiegava, poiché è avvenuto nel frattempo dall'ultimo regolamento che risale al 2010 ad oggi, sono avvenute diverse modifiche a livello normativo e questo documento si è dovuto adattare nel tempo a queste modifiche e si trova attualmente in una versione più completa rispetto alla precedente. Per forza di cose troviamo utile e necessario che i primi 6 mesi dall'approvazione del regolamento siano una sorta di rodaggio del regolamento stesso per eventualmente calibrare laddove necessario in base appunto alle segnalazioni dei coordinamenti del collegio di garanzia ma degli stessi iscritti o della parte politica, calibrare eventualmente modificando alcune parti. Nello stesso articolo si propone di aggiungere un quarto comma con il seguente testo: a seguito dell'approvazione del presente regolamento, il segretario generale predisporrà l'invio di una circolare realizzata da Roma Capitale indirizzata alle direzioni dell'area socioeducativa, ai coordinamenti e ai collegi di garanzia municipali, contenente un vademecum che ne faciliti la comprensione e l'applicazione. Cioè, molto spesso in questi 3 anni ci siamo trovati ad affrontare delle difficoltà con i centri rispetto ai comitati di gestione, proprio anche nell'interpretazione, no? E nell'attuazione pratica del regolamento stesso. Quindi noi vorremmo che si facesse un lavoro come quello che hanno fatto i nostri uffici dei centri anziani, cioè quello di creare un vademecum semplice con dei punti chiari che riporti fondamentalmente una semplificazione del testo ad uso e consumo degli iscritti dei comitati di gestione del collegio di garanzia, proprio per supportare maggiormente anche loro nell'interpretazione del testo stesso. Adesso non c'è altro, quindi come dicevo rimango disponibile alla fine poi se ci sono richieste di chiarimento. Grazie Presidente. Grazie a lei. Interventi? Ci sono interventi? Prego Consigliere Dotti. Sì, questo regolamento, questa delibera praticamente sul regolamento e sul funzionamento appunto dei CSA del nostro municipio, io penso che parta male, perché come prima cosa c'è un parere contrario del Dipartimento Politiche Sociali rispetto a questa delibera. Questo non è stato detto dal Presidente della Commissione, però perciò ecco, io dico, penso che si debba tener conto di questo in quello che deve essere le nostre proposte, le nostre osservazioni che oggi andiamo ad approvare o respingere. Il superamento dell'attuale regolamento, che è del 2000, è in vigore dal 1 gennaio 2011, io penso che sia stato un atto necessario, indispensabile,
rispetto a tutto quello che nel precedente regolamento entrava in contrasto con varie normative. C'è poi un elemento importante, dico una grossa novità, è quella dell'entrata in vigore dal 1 agosto 2017 del codice del terzo settore, che rivoluziona il tutto. È due anni che il Consiglio Comunale sta praticamente lavorando sul nuovo regolamento, ma al contrario di quello che ha detto il Presidente della Commissione, il confronto, questo negli incontri che io ho avuto sia con i vari coordinatori, con i vari membri del coordinamento, come ha enunciato in precedenza il Presidente, che hanno partecipato alle varie commissioni, Aureli, Annichiarico e Merenda, mi è stato riferito che questo confronto è iniziato da pochissimo, nonostante la legge, il regolamento sia già da due anni in discussione. Diciamo che col coordinamento municipale, coordinamento cittadino, e io dico di più, con l'associazionismo, col volontariato e anche con i 100.000 iscritti, questo discorso è iniziato, come ho detto, contrariamente a quello che ha detto il Presidente della Commissione, da pochissimo col coordinatore municipale e cittadino, ma lui in un certo senso l'ha detto, soltanto ci sono state queste tre commissioni e rispetto a questo è stato un confronto. Ma non c'è stato un confronto, parlava della, che io non conosco, della consigliera Donati, che chiaramente è una di quelle, di quei consiglieri che ha elaborato l'atto, voglio dire, non c'è stato rispetto a questo, prima dell'approvazione in consiglio municipale, quella che noi stiamo facendo oggi, un confronto vero con, come ho detto, il coordinamento, se non in queste tre riunioni, ma soprattutto con gli anziani, con i 100.000 anziani che frequentano i CSA del Comune di Roma. Perciò questo è un qualche cosa che io tenevo oggi a ribadire. Col nuovo regolamento chiaramente e con la nuova normativa che riguarda il terzo settore ci sarà un CSA, un comitato di gestione che sarà in una situazione di non autonomia operativa. Per ogni cosa dovrà chiedere l'assenso della direzione socio-educativa, e un'associazione di promozione sociale che avrà invece mezzi economici per le attività, siano ludico, sportive e culturali. Le associazioni di promozione sociale saranno regolate da norme vincolanti e complesse che richiedono, chiaramente questo è importante, competenze nella gestione e competenze anche di tipo fiscale, con responsabilità, ecco, civile e penale da parte del presidente dell'associazione. Rispetto al discorso del doppio presidente, questo discorso, ecco, può andare bene per noi, due presidenti con ruoli diversi, uno di tipo amministrativo, che delegata chiaramente dal municipio, e l'altro con responsabilità di tipo patrimoniale e anche con responsabilità gestionali che riguardano non soltanto, come ho detto, il patrimonio, ma anche possono avere implicazioni di tipo penale. Un altro elemento importante è la convenzione. Io non ho sentito parlare il Presidente della Convenzione, invece il discorso della Convenzione è un elemento importantissimo, su questo dovrà lavorare la Commissione, e
Questo perché regolerà la convenzione i rapporti tra municipio e CSA, fra municipio e associazioni, un contratto chiaramente, perché poi questa convenzione, Presidente, è un contratto che praticamente una convenzione è un contratto che sarà chiaramente stipulato e che stabilirà oneri e diritti delle parti praticamente. Una cosa che ci ha fortemente preoccupato, e ripeto sempre il discorso della poca considerazione per me del comitato del coordinamento municipale dei CSA, che ho detto anche in precedenza, il discorso appunto che questo confronto è iniziato da pochissimo, c'è anche un discorso rispetto alle osservazioni, perché rispetto alle osservazioni abbiamo visto che ha avuto un diverso peso il contributo che è stato dato dagli uffici rispetto agli aspetti burocratici. Rispetto al coordinamento municipale non vi è traccia infatti di importanti tematiche sollevate dal coordinamento municipale e che non sono state purtroppo chiaramente considerate e inserite nelle osservazioni che noi oggi andiamo a votare. Queste considerazioni le ho maturate anche queste con un confronto che io ho avuto con sia Anni Chiarico e sia con Aureli e Merenda, che sono dimostrati critici rispetto a questa cosa. C'è poi rispetto a questo altri punti, ecco, parlavamo di intergenerazionalità, diceva, però ecco, l'intergenerazionalità c'è un'enunciazione soltanto a cui non segue una concreta descrizione, Presidente, di come la collaborazione e integrazione tra generazioni possa concretamente avvenire. È un discorso, sono parole buttate lì, cioè il discorso, ecco, deve avere invece, se si vuole fare, una maggiore indicazione e perciò deve essere maggiormente, voglio dire, descritto ci deve essere una concreta descrizione di quello che significa questo discorso dell'intergenerazionalità e non invece è soltanto un discorso così buttato lì e basta. Il discorso poi che cui faceva riferimento il Presidente rispetto alla campagna elettorale, comitato elettorale, ma io non so, io penso che è chiaro, non ci deve essere una campagna elettorale all'interno dei centri, questo a parte la campagna elettorale si dovrebbe fare soltanto nel momento della campagna elettorale, cioè nel momento precedente alla data delle elezioni. Però che i consiglieri non possono partecipare a dibattiti interni ai CSA su problemi che riguardano il municipio, questo mi sembra, fra virgolette, un attentato alla democrazia, perché il fatto che io non posso andare, che io non possa andare, o io o gli altri consiglieri all'interno di un centro sociale anziano chiamati dal Presidente su magari tematiche riguardo il municipio, mi sembra un fatto, fra virgolette, grave. E voglio dire, questo significa anche che poi questo, no, diciamo che poi nel regolamento c'è scritto che praticamente se va un consigliere in campagna elettorale, questo è stato sempre fatto, devono andare anche gli altri consiglieri degli altri partiti, perché ci deve essere chiaramente un confronto fra partiti. Questo qui è stato fatto anche, lo devo dire, nel passato, però questa volta c'è anche non l'autonomia, che è molto ristretta in questo
questo regolamento rispetto al comitato di gestione, c'è un'indicazione tipo dirigistica rispetto a questo regolamento, cioè tutto deve passare attraverso gli uffici. Il presidente del comitato di quartiere fa praticamente prende ordini dagli uffici e voglio dire l'autonomia è molto molto sofferente. Allora ecco, dico, rispetto a questo, poi diciamo anche, cortesemente si avvia la conclusione, sì, la ringrazio. E anche ecco, voglio dire che poi vigileremo, se passa questo, che la presidente non vada a inaugurazioni, o perché la presidente ricopre ruoli istituzionali, come ruoli istituzionali li hanno i consiglieri municipali, perciò voglio dire la presidente o il presidente della commissione, che qualche volta io ho visto anche nei Facebook è andato nei centri anziani, e voglio dire perciò ecco un'attenzione rispetto a questo, perché ci sarà una particolare vigilanza da parte mia, penso pure da opposizione generale rispetto a questo. No, scusa un attimo solo, perché terminato il tempo, volevo dire intergenerazionalità, ma mi sembra di aver detto tutto e praticamente poi mi riservo in sede di espressione del voto. Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Vidrotti. Grazie Presidente. Allora, in realtà la discussione sul regolamento dei centri anziani di Roma è sempre una discussione molto complicata, perché intanto riguarda 149 centri che ci sono nella nostra città, e quindi vuol dire diciamo anche mettere un'attenzione particolare su quelle che sono strutture che da tantissimi anni il comune mette a disposizione della popolazione più anziana per poter fare delle attività, per farli diventare dei luoghi di aggregazione, per dare delle risposte ad una cittadinanza appunto più anziana, tenerla dentro i sistemi di relazione e evitare che arrivano delle sacche di isolamento, perché poi appunto un tema centrale sul quale, oltre alle norme, alle regole, è opportuno fissare un concetto, cioè che cosa sono per l'amministrazione capitolina, per le istituzioni, i centri anziani, che cosa devono essere, quali servizi devono mettere in campo, tutelare e sostenere. Questo si può in parte riassumere dentro un regolamento, ma purtroppo, e lo dico da quello che ho potuto constatare, non tanto diciamo, nelle commissioni che si fanno in questo anno, ma anche negli anni precedenti, si sta modificando continuamente il ruolo, il compito dei centri anziani, e questo io l'ho identificato nei periodi passati in una motivazione centrale. Inizialmente c'era una spinta propulsiva da parte dell'amministrazione centrale e non solo, ricordo l'allora provincia, quanto sostenne le attività, quelle che oggi chiamiamo attività complementari, che si svolgevano all'interno dei centri, appunto finanziamenti anche importanti sulle attività fisiche, motorie, sulla possibilità di spostarsi nei periodi di festa o nei periodi estivi. I fondi messi a disposizione dall'amministrazione comunale erano fondi importanti, una scelta importante rispetto a dove si andava, all'attenzione per la cura e per la salute dell'anziano, insomma era un aspetto che da questo punto di vista era molto più percepibile da parte dei fruitori e di chi partecipava nei centri anziani. Devo dire che l'inserimento all'interno di questo ragionamento delle associazioni ha modificato questo aspetto, ha allontanato l'istituzione, l'amministrazione da questo approccio, perché
l'associazione, ricordiamolo, è una, diciamo, si fonda su una spinta soprattutto volontaria, quindi non possiamo obbligare nessuno a farsi riunirsi sotto forma di associazione. Però contestualmente nel corso degli anni le associazioni sono quelle che in parte, anzi in gran parte devo dire, si sono sostituite alle amministrazioni pubbliche, perché i fondi sono diventati sempre di meno, perché la scelta e anche le modalità con le quali per esempio si selezionano i luoghi e i posti dove andare sono cambiate, e perché nel corso del tempo, devo dire che questa era la grande lacuna che c'era nel regolamento che è ancora vigente, non c'era stato da parte dell'amministrazione una regolamentazione delle associazioni. Quel famoso superamento, come dicevano loro, che mi pare il punto centrale sul quale non si è avvenuto un chiarimento però, né dal punto di vista del comitato del coordinamento cittadino né nei vari municipi, mi pare che la grande critica che si fa a questo regolamento è il non aver saputo superare il dualismo tra centro sociale anziano e associazioni. Anzi, l'introduzione della doppia figura non è quella la chiave che tende a risolvere un dualismo che di fatto resta tale e non esplicita chi fa cosa, legalmente che coperture ci stanno, chi si prende alcune responsabilità e chi se ne prende altre. Questo perché da una parte, come sostenevano alcuni anziani, c'è stata una commissione capitolina molto interessante su qualche giorno fa, in cui appunto c'era il coordinatore cittadino dei centri anziani che dice: ma attenzione, ci sono più di 150 centri che l'associazione non ce l'hanno, e non è che noi li possiamo obbligare a costituirsi un'associazione, perché se no viene meno la natura dell'associazione, che è appunto su spirito volontario. E allora che facciamo? O li obblighiamo a diventare e a inserirsi, diciamo, dentro un sistema che di fatto non è manco regolamentato, perché poi da quello che ancora c'è, diciamo, all'interno di questo regolamento manca la regolamentazione di quell'associazione, perché a un certo punto si è inserito nel discorso che stavo facendo prima come se tutte quelle attività complementari che da una parte non erano più sostenute dall'amministrazione potessero entrare dentro le attività che si potevano fare solo dentro l'associazione. E quindi l'anziano dice giustamente: ma perché io devo aspettare i centri estivi del comune di Roma che il bando esce, non esce, e quando io ho l'associazione che mi può fornire alcuni servizi? Perché io le attività motorie le devo fare con e non lo posso fare con quello che invece... Questo doveva essere, ma mi rendo conto che è complicato, doveva essere esattamente l'architrave dentro il quale si doveva muovere l'istituzione, cioè va bene che l'associazione svolga alcune funzioni, però deve farlo seguendo alcune regole, che sono quelle che dà l'amministrazione. Altrimenti imporre agli anziani di prendersi due tessere, avere due presidenti, non risolve il tema centrale, che è quello di avere in realtà delle regole certe che tutelano l'attività degli anziani all'interno del centro. Però c'è un problema che io purtroppo pensavo di arrivare, diciamo, in una situazione un pochino diversa, perché mentre noi discutiamo qui appunto c'è stata una commissione capitolina che appunto ha affrontato i problemi, c'è stato, e io spero che questo non sia, corrisponda al vero, c'è anche un pezzo in cui di coordinatori di Roma, di centri anziani di Roma, che ad un incontro avuto direttamente con la sindaca Raggi hanno avuto modo di essere ricevuti e addirittura si parlava di un azzeramento di questo testo, con l'acquisizione delle proposte che sono state fatte dai centri anziani, che non si capisce perché queste non sono state fatte prima, magari nelle riunioni precedenti si sarebbe avuto modo di poter accogliere
queste osservazioni, e quindi magari oggi noi stiamo qui discutendo di un testo che magari non arriverà manco così in Assemblea Capitolina, ma non perché ci sono le osservazioni che provengono dai centri, perché c'è addirittura la disponibilità della maggioranza ad azzerare quel testo e ricominciare da capo. Cioè, questo è stato il tema posto all'Assemblea dalla Commissione Capitolina che si è tenuta, mi pare, martedì scorso. Cioè, se è questo, oggi stiamo facendo una valutazione di un testo che non esiste più già, cioè è già superato nei fatti. Eh no, non lo sto a dire perché non è stato formalmente ritirato, ma nei fatti è stato bocciato non solo nel primo e nel secondo municipio nel quale il centrosinistra governa dal 2016, ma anche nei municipi dove il Movimento 5 Stelle ha perso e non governa più, il terzo e l'ottavo, e in più non è manco stato votato dalla stessa maggioranza, perché in dodicesimo municipio è stato respinto. Poi ci sono, vabbè, gli ortodossi che non vedono quali sono i problemi che tutto un pezzo di città gli sta ponendo, e quindi continuano ad andare avanti senza però comprendere che c'è un problema di fondo. Poi io mi rendo conto che sono, che è complicato. Mi pare nel 2015 arrivò una proposta, facemmo un grande lavoro e se ci fosse stata la Presidente qui l'avrebbe potuto confermare, perché lavorò insieme a me alle proposte e alle osservazioni, perché era membro della Commissione Politiche Sociali. Poi quel regolamento non arrivò in aula perché la consigliatura terminò prima, ma lì c'è un pezzo dove addirittura si dice che si potrebbe recuperare. No, ma a me non danno fastidio, io non so come loro, diciamo, se si parla in aula non è un problema, però penso che alla fine non è detto che quello non sia addirittura il punto da cui si vorrà ripartire. Quindi, al netto, diciamo, di una valutazione, di una bocciatura che c'è stata su tutta Roma, ma non solo da un punto di vista politico ma da un punto di vista oggettivo, nonostante quindi una maggioranza che tende neanche troppo convintamente a volerlo sostenere, se non in alcuni, diciamo, sparuti pezzetti che ci sono ancora per la città, c'è una maggioranza che ha già bocciato questo regolamento, e quindi noi ci possiamo trovare proprio nella situazione in cui non arriverà in aula Giulio Cesare. Non è da sottovalutare il parere contrario che c'è stato da parte del Dipartimento, perché pone l'attenzione esattamente, mi sarebbe piaciuto leggerlo insieme e magari valutarlo anche qui, perché appunto pone un tema centrale, che è quello del mancato superamento del dualismo tra associazione e CSA. Purtroppo era lì che si giocava la partita di questo regolamento, che era il vulnus che c'era e che aveva ereditato da quello precedente. La soluzione che si è andato, diciamo, a trovare mi pare che non sia assolutamente positiva, e pertanto rischiamo di discutere di qualche cosa che, come riportano gli stessi coordinatori di centri anziani, rischiano di chiudere i centri, non di aprirle di nuovi, ma non sarebbe neanche un fatto nuovo in questo municipio, perché appunto giustamente il Presidente ricorda quelli che si aprono di centri anziani, ci sono quelli che sono anche in difficoltà, perché appunto all'interno non è tutto semplice, come ben sa, ma i problemi, le questioni e soprattutto come un'amministrazione intende risolverli sono fondamentali per tenere in piedi le strutture che da anni ormai danno, diciamo, luoghi di aggregazione, spazi di socialità per gli anziani e la terza età. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Ci sono altri interventi?
Non ce ne sono. Se il Presidente vuole fare l'intervento finale, la chiusura, grazie. Grazie Presidente, sì, prendo questo intervento appunto come avevo annunciato prima per rispondere un po' alle richieste di chiarimento e alle osservazioni che sono arrivate dai colleghi di opposizione. Vorrei iniziare rispetto a quanto è stato detto sul confronto iniziato da pochissimo. Mi dispiace contrastare questa affermazione, ma questo confronto è iniziato nel 2013 quando eravamo opposizione. Infatti l'allora consigliera d'opposizione Virginia Raggi, oggi sindaco di Roma, aveva già iniziato ad implementare una proposta sul nuovo regolamento dei centri anziani. Questa maggioranza, dal suo insediamento, quindi dall'estate del 2016, ha iniziato un percorso condiviso con tutti. Ci sono stati diversi incontri pubblici col sindaco, alla presenza del sindaco, con i centri anziani, i coordinatori municipali, i collegi di garanzia, e questi incontri sono tuttora in corso e, come ho spiegato in presentazione dell'atto, c'è la massima disponibilità da parte dell'amministrazione ad accogliere eventuali osservazioni, come abbiamo dimostrato anche in questo municipio alla presenza della prima firmataria dell'atto. Allora, intanto le commissioni sono state 4 e non 3 in questo municipio e a prescindere diciamo dall'opportunità e dall'opportunismo politico, bisognerebbe anche ricordare onestamente quali sono poi i tempi sui quali noi ci muoviamo. Il Consiglio del Municipio si esprime con un parere non vincolante entro 30 giorni dalla ricezione della proposta lavorativi, il che vuol dire che abbiamo avuto in realtà 4 incontri in 11 giorni, durante i quali abbiamo poi, diciamo a seguito del primo incontro con i presidenti dei centri anziani, abbiamo inviato a tutti una copia del testo e richiesto di inviarci attraverso il coordinamento municipale ulteriori osservazioni. Quindi a livello municipale e capitolino la partecipazione c'è stata ed è stata massima. Allora, rispetto al discorso dei presidenti, del passaggio con gli iscritti, i presidenti sono delle figure rappresentative degli iscritti al centro sociale anziani, quindi io sono certo e mi aspetto che nel momento in cui avviene un incontro all'interno delle commissioni municipali, capitoline, comunque all'interno delle istituzioni ai quali sono convocati i presidenti dei centri sociali anziani, poi essi riferiscano ai loro iscritti in un'assemblea convocata allo scopo. Rispetto sorvolo sul chiedere permesso per ogni cosa alla direzione socio-educativa, perché evidentemente questo denota una mancanza di conoscenza del testo. Sul fatto che il compito dei centri anziani è amministrativo, non è assolutamente così, perché in più punti, l'ho anche detto prima, probabilmente qualcuno si è distratto, interviene anche sulle attività, sui bilanci, sulla programmazione delle attività, quindi il centro sociale anziani non ha perso il suo ruolo di centralità. Sulla convenzione, le convenzioni regoleranno i rapporti tra l'amministrazione decentrata, quella municipale, e i centri anziani. Rispetto al non aver inserito considerazioni del coordinamento, questo denota ancora una volta la mancanza di attenzione rispetto a quello che si legge, perché all'interno del regolamento, proprio per sottolineare in maniera importante che fossero arrivate delle osservazioni da parte del coordinamento municipale e che noi le avessimo accolte, abbiamo inserito proprio un testo specifico che individuava le osservazioni specifiche del coordinamento municipale. Informo tutti inoltre che allegato al parere d'espressione che faremo oggi verranno anche protocollate ufficialmente le osservazioni per intero sia del coordinamento municipale sia del collegio di garanzia con relativi allegati e quelle dei presidenti e centri anziani che hanno voluto intervenire. Allora, gli interventi sono stati tanti, quindi devo rispondere un pochino su tutto. Allora,
Allora, rispetto ancora alle osservazioni, alcune osservazioni erano più concettuali e non puntuali, diciamo, rispetto alla modifica del testo. Ecco perché allegheremo il testo per intero ricevuto dai coordinamenti. Allora, rispetto al discorso dell'intergenerazionalità non concreta, anche qui denota proprio un'assenza, come dire, una mancanza di volontà di leggere il testo. Capisco che il testo è molto lungo, quindi è faticoso leggerlo fino alla fine, però il concetto di intergenerazionalità è ben spiegato su diversi articoli e in maniera puntuale. Rispetto al discorso della sede elettorale, purtroppo un'altra disattenzione. Io non parlavo di campagna elettorale, io parlavo di sede elettorale, perché alcuni centri anziani sono diventati sedi di partito e non del Movimento 5 Stelle. Quindi non c'è scritto da nessuna parte, io non ho mai detto che è vietato partecipare ad iniziative all'interno dei centri anziani o organizzare iniziative all'interno dei centri anziani, perché i centri sociali anziani, a differenza di quello che qualcuno pensa, non sono proprietà privata di qualche partito, sono servizi dell'amministrazione sul territorio municipale. È vietato fare propaganda elettorale, non partecipare alle attività del centro. Sul discorso della modificazione del ruolo del CSA, non c'è stata nessuna modifica del ruolo del CSA, il CSA rimane sempre al centro, l'ho già spiegato prima, anche con le possibilità di partecipazione su tutte le decisioni relative ai centri. Sul discorso dei finanziamenti, questa osservazione è facilmente superabile, perché per la prima volta, come dicevo sempre in presentazione, ma anche qui magari qualcuno era distratto, per la prima volta in assoluto nella storia di Roma, così lo spiego un pochino meglio perché forse non è chiaro, verrà aperta una voce di bilancio a livello comunale dedicata esclusivamente ai centri anziani. Ma nel frattempo non siamo rimasti fermi, quindi a differenza di quanto ha detto qualcun altro, le attività sui centri si sono fatte con finanziamenti pubblici da parte dell'amministrazione comunale. Ricordo ad esempio il discorso dei defibrillatori, che è attualmente ancora in corso, la copertura assicurativa per la quale noi chiediamo un ampliamento delle tipologie di copertura, i punti blu anche a livello municipale, i centri estivi comunale e tanto altro. Le APS non si sono sostituite alle amministrazioni pubbliche e il dualismo è superato, cioè noi non possiamo cambiare la legge nazionale, ci siamo dovuti adattare ad una riforma attualmente in vigore e quindi la soluzione migliore è stata quella di poter mantenere il dualismo del comitato di gestione come ufficio, come servizio sociale, dell'APS come associazione di promozione sociale collegata al centro sociale anziani, e comunque è stata detta una cosa non vera, perché non c'è scritto da nessuna parte che è obbligatorio costituire l'associazione. Il sistema, come dicevamo, è regolamentato, c'è stata inoltre recentemente una riforma del terzo settore. Rispetto al discorso di azzeramento del testo, mi viene da sorridere, perché non è assolutamente intenzione di questa amministrazione assolutamente ritirare il testo, specie dopo tutto il lavoro che è stato fatto su questo testo. Quindi le voci di corridoio che venivano rappresentate con grande veemenza sono assolutamente false. Non c'è intenzione da parte di nessuno della maggioranza di ritirare il testo. Rispetto agli incontri ce ne sono stati, come dicevo, diversi. E sul discorso della partecipazione, ancora a noi un appunto su questo, diciamo che è altamente fuori luogo, perché noi nasciamo dalla partecipazione con i cittadini e continueremo, come dicevamo, a farla nel tempo. Noi non faremo un regolamento così come diciamo noi, senza ascoltare nessuno. La dimostrazione sono stati gli incontri e il durissimo lavoro che ho fatto in questo municipio, che abbiamo fatto in questo municipio per dare la massima condivisibilità possibile, la massima possibilità di partecipazione a tutti i centri anziani. Io mi impegno, nel limite del possibile, a partecipare anche al percorso successivo, quello in Assemblea Capitolina, in rappresentanza del nostro municipio, portando le nostre istanze.
rispetto al discorso, e concludo, della chiusura dei centri, anche qui si usa il solito spauracchio al quale il PD è dedito da un po' di tempo, di spaventare, diciamo, le persone rispetto a una cosa che non ha assolutamente alcun tipo di fondamento, e vorrei che fosse sottolineato questo, perché non è prevista e non è immaginabile una chiusura dei centri anziani a seguito dell'approvazione di questa delibera, non sarebbe assolutamente collegata a questo. Capisco che non essendo in 3 anni riusciti a portare una proposta valida e ad approvarla in aula Giulio Cesare può far male a qualcuno, e quindi diciamo è un becero modo di attaccare questa amministrazione che invece in 3 anni c'è riuscita, e a breve la porterà anche in aula Giulio Cesare. Grazie per la non partecipazione da parte delle opposizioni, che hanno fatto solo presenza nelle commissioni quando presenti, e non hanno portato alcun contributo, alcun suggerimento, alcuna proposta, e oggi vengono a farci la ramanzina su questo regolamento sudato da questa amministrazione e da quella centrale, non avendo mai partecipato assolutamente a nulla sulla discussione. Grazie Presidente. Grazie a lei. Passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni? Ci sono dichiarazioni di voto? Non le vedo. Votazione dell'emendamento. Eccole, prima. Prego, consigliere. Grazie Presidente, diciamo che non posso che sottoscrivere quanto detto dalla mia capogruppo Valeria e anche da altri colleghi dell'opposizione, in quanto io ho seguito i lavori, devo dire, ripeto, la densità degli incontri che sono stati fatti, questa la riconosco, la voglia di dialogare, 4 incontri in 11 giorni, anche oltre diciamo, la volontà, io riconosco che c'è stata. Temo purtroppo che il risultato, e lo dico veramente sine ira et studio, senza pregiudizi, diciamo, di sorta, credo che il risultato alla fine purtroppo non sia stato apprezzato, non sia stato positivo, tanto che ancora oggi, insomma, siamo arrivati in consiglio con gran parte, diciamo, delle testimonianze dei centri anziani molto dubbiose sui punti che, appunto, come dicevo, l'opposizione ha di nuovo risollevato. Quindi come dichiarazione di voto non possiamo che essere contrari, soprattutto, diciamo, per alcune ambiguità che ritengo, ripeto, senza pregiudizio sul merito del documento, che crea un po', ripeto, di conflitti a partire dalla figura dei due presidenti, troppa burocrazia, non direzione di semplificazione verso chi fa questo. Io, tanto, queste cose sono cose che, come sapete, ho già detto in commissione, quindi il mio punto di vista è sempre stato coerente e chiaro. Da questo punto di vista io ho specificato che che viene perplessità, diciamo, a vedere diciamo, complicazione eccessiva, secondo noi, di quelli che sono poi tutti gli strumenti di partecipazione volontaristica, quindi non retribuita, e quindi secondo noi l'accollo di un carico così grande di responsabilità, con la voglia, sicuro, che io riconosco, di regolare, perché è chiaro che un regolamento serve a colmare delle lacune che finora sono state risolte con la prassi. Temo purtroppo che questo non faccia un lavoro di semplificazione e soprattutto di chiarificazione di quelle che sarà poi la vita dei centri anziani. Oneri troppo, come dicevo già in commissione l'altra settimana, oneri troppo grandi per questi due presidenti, e il tema non è che, insomma, chiuderanno dei centri anziani, il tema è che, secondo me, e questo è un rischio che è stato sottolineato anche da loro stessi in commissione, non ci sarà più la volontà di candidarsi, di prendersi queste responsabilità, visto l'aggravio di oneri che è stato poi a loro
imputato. Adesso non rientro nei merito dei principi e delle osservazioni che già appunto consigliera Vitrotti ha fatto prima, ma insomma condivido completamente il tema dell'intergenerazionalità, come ha anche detto il consigliere, più come una dichiarazione di principio che come una linea guida sulla quale realmente si procederà. Come ritengo strano questo discorso della partecipazione politica all'interno dei centri anziani, è ovvio che nessuno è d'accordo con la propaganda, io personalmente, e questo tutti lo sanno, è pacifico che io non sia mai entrato dentro un centro anziani con l'intento, l'animus di fare proselitismo politico. Di certo però mi sembra che questo, tra virgolette, divieto, come diceva il consigliere prima di me, sia un modo molto cortesemente molto semplice, ed è poi in realtà il senso della mia dichiarazione, cioè un modo semplice di risolvere un problema che è molto più complesso. Quindi tutti questi nuovi compiti, tutti questi nuovi oneri, secondo noi non sono giustificati né da adeguate garanzie e risorse che poi i municipi non sappiamo se avranno per questo regolamento, quindi non possiamo che esprimerci in forma contraria. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Dotti. Noi speravamo che questo regolamento, ecco, potesse realmente rendere più felice la vita dei nostri anziani all'interno dei centri sociali. Ci accorgiamo che questo regolamento è un regolamento che ha già, come ho detto, il parere contrario del Dipartimento Politica Sociale. Ci sarà anche oggi il voto contrario da parte di Forza Italia, io l'ho già espresso e il Presidente si è anche giustificato rispetto a questo, ha detto sì, la massima condivisione, però nei 30 giorni più di questo non si poteva fare. Io dico che si poteva invece partire da prima, perché ci sarebbero potute fare assemblee all'interno dei centri per discutere anche all'interno dei centri, non soltanto facendo riferimento ai presidenti, ma coinvolgendo in assemblea i nostri centri sociali anziani del territorio, per confrontarsi con loro, con gli iscritti al centro, quelle che potevano, almeno con i più sensibili rispetto a questo discorso, quello che potevano essere i miglioramenti rispetto a questo regolamento. Perciò la partecipazione, come ho detto, è senz'altro stata insufficiente, e questo è stato fatto presente almeno a me nei confronti che io ho avuto col coordinamento municipale dei CSA. E ugualmente questo regolamento soffoca un po' l'autonomia, io l'ho detto, è un po' dirigistico rispetto al passato, e perciò, tenendo conto di questo, il voto non può che essere un voto contrario. Grazie. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Bene, passiamo. Prego, consigliere, scusi. Scusi, Presidente, stavo scrivendo, grazie. Allora, sì, vorrei nell'annunciare la nostra intenzione di votare positivamente questo regolamento, vorrei rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte in dichiarazione di voto come se fosse un intervento. Sul discorso della non semplificazione e della complicazione eccessiva, no? Si usano queste parole così generiche, però poi non si puntualizza assolutamente nulla, quindi sono disposto a comprendere quali siano queste complicazioni eccessive. Vorrei che ci fossero dei riferimenti puntuali precisi su quando viene fatta un'osservazione, in maniera tale da poter creare un momento di confronto e magari di chiarimento. Sul discorso della volontarietà, appunto, si tratta di volontarietà, quindi nessuno è obbligato a candidarsi a componente del comitato di gestione del centro sociale anziani. Un centro sociale anziani che è sì volontaristico, ma offre gratuitamente, mette a disposizione attraverso l'amministrazione una sede
le utenze completamente a carico dell'amministrazione e le assicurazioni anche, abbiamo chiesto anche per infortuni al di fuori delle strutture. Quindi diciamo l'amministrazione nel suo piccolo, con i fondi a disposizione, comunque offre una struttura completamente gratuita per far socializzare le persone della terza età e non solo. Quindi è importante diciamo mantenere anche il concetto di gratuità all'interno dell'iscrizione del servizio sociale dei centri. Quindi rispetto agli oneri che vengono elencati, anche qui si spazia, però non viene fornito un riferimento preciso, quindi non so cosa rispondere, perché diciamo non è stato fatto riferimento preciso su questo. Sul discorso del divieto della propaganda elettorale, immaginavo che ci fossero delle reticenze da parte dei partiti vecchio stampo, perché ovviamente, come dicevo prima, in molti casi anche nel nostro municipio, alcuni centri anziani sono stati usati come sedi di partito. Rispetto al fatto che io mi sia giustificato, consigliere Todi, assolutamente non mi sono giustificato, ho semplicemente spiegato quello che abbiamo fatto, cioè per far capire anche ai cittadini quali sono i tempi che i consiglieri hanno a disposizione per affrontare l'iter di un atto. Sul discorso che mi faceva presente sulla necessità di partire da prima, ripeto, si è partiti nel 2013 quando eravamo opposizione, dal 2016 quando siamo diventati maggioranza, abbiamo raccolto continuamente sia a livello capitolino che a livello municipale tutte le segnalazioni. Lei non fa parte della commissione, quindi magari non ha modo di verificarlo, però ci sono i verbali disponibili. Noi abbiamo sempre raccolto le segnalazioni, le osservazioni e le proposte da parte dei centri anziani in questi 3 anni in questo municipio, e non solo dai presidenti, anche da parte degli iscritti. Sul discorso del fatto che il regolamento sia dirigistico, non è assolutamente così. Il problema grosso, consiglieri, è che il problema grosso è che il regolamento precedente era talmente vuoto e carente, e in alcuni casi ci dicono gli uffici, anche con articoli in contrasto tra di loro, che è stato fatto un lavoro immenso per cercare di costruire un nuovo regolamento che rispondesse anche amministrativamente, oltre che praticamente nella vita quotidiana dei centri anziani, ad un requisito proprio di completezza nell'affrontare le situazioni che negli stessi centri si svolgono. È un lavoro perfetto? Assolutamente no. È un lavoro che siamo disposti a modificare? Sì, lo abbiamo dimostrato con le osservazioni che abbiamo accolto del coordinamento municipale, del collegio di garanzia, degli iscritti e anche dei presidenti che poi ci hanno inviato le loro osservazioni. C'è intenzione a livello capitolino di blindare questo testo? Assolutamente no. La consigliera Donati ce l'ha spiegato. Quindi c'è disponibilità di continuare questo percorso. Come dicevo prima, in questa fase siamo proprio nella fase del confronto. Non abbiamo chiuso un pacchetto pronto e messo lì a votazione senza possibilità di nessun tipo di modifica. Quindi c'è disponibilità a livello capitolino di accettare osservazioni ancora oggi e fino al momento in cui verrà votato in aula Giulio Cesare. Movimento 5 Stelle, favorevole, con soddisfazione. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni non ci sono? No, perfetto. Allora, passiamo alla votazione delle osservazioni presentate stamattina. Abbiamo l'osservazione relativa all'articolo 22, procedure per le elezioni dei comitati di gestione. Se gentilmente il consigliere mi aiuta magari alla lettura della grazie Presidente. Articolo 22. Allora sì, rileggo semplicemente il testo dell'osservazione che abbiamo portato. All'articolo 22, procedure per l'elezione del comitato di gestione, si propone di eliminare il terzo comma dell'articolo 22 in quanto si ritiene opportuno che il seggio sia esclusivamente composto da persone degli uffici. Spiego in 3 secondi all'interno di questa ok, perfetto. Grazie. Allora, possiamo... Favorevoli. Contrari. Astenuti.
con 13 voti favorevoli e 5 astenuti si intende approvato. Passiamo all'altra osservazione relativa all'articolo 36. Prego consigliere per la lettura. Grazie, grazie presidente. Articolo 36, corsi di formazione. Si propone di modificare il testo del secondo comma come segue. Dopo le parole "per ciò che concerne la redazione di bilanci e documenti contabili" e prima delle parole "dovrà fornire ogni adeguata collaborazione allo scopo necessaria", sostituire le parole "l'ufficio di ragioneria presso il municipio" con le parole "in caso di contenziosi l'avvocatura capitolina". Grazie. Grazie, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Se la maggioranza... Un secondo, terminata la votazione, le do la parola. Allora, astenuti, abbiamo detto... Sì. Con 13 voti favorevoli e 5 astenuti si intende approvato. Prego consigliera. Chiedere se la maggioranza è d'accordo di fare un'illustrazione, una lettura generale delle 20 osservazioni, circa 20 osservazioni che ci sono, e se vogliono di votarle congiuntamente. No? Grazie presidente. In realtà le osservazioni sono state... Ah no, pensavo che chiedesse... Chiedo scusa, non volevo intervenire. Stiamo votando separatamente le osservazioni presentate stamattina. Le altre, che sono 4, le altre osservazioni sono già inserite in delibera. Quindi queste 4 osservazioni può presentarle ogni... Perché guardi, sì, scuso ma non ho neanche quelle, non ho la copia delle osservazioni. Ok, perfetto. Qui ci sono quelle 4 presentate stamattina, poi nella delibera sono incluse quelle già presentate, quindi la votazione finale poi sarà sull'atto con... Allora, cortesemente, se andiamo avanti con la votazione delle osservazioni... Abbiamo quelle relative all'articolo 39, se gentilmente il consigliere ce le legge, grazie. Grazie presidente. Allora, articolo 39, disposizioni transitorie e finali, si propone di aggiungere un terzo comma con il seguente testo: nei primi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento dovrà essere considerato adottato in via sperimentale, con la possibilità di apporre eventuali modifiche previo confronto con l'Osservatorio della Terza Età di Roma, i coordinamenti comunale e municipali. Grazie. Votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? La terza osservazione, 13 voti favorevoli, 6 astenuti, si intende approvato. Passiamo alla quarta osservazione, gentilmente se ce la legge, la ringrazio. Grazie a lei presidente. Allora, articolo 39, sempre disposizioni transitorie e finali, si propone di aggiungere un quarto comma con il seguente testo: a seguito dell'approvazione del presente regolamento, il segretariato generale predisporrà l'invio di una circolare realizzata da Roma Capitale e indirizzata alle direzioni dell'area socio-educativa, ai coordinamenti e ai collegi di garanzia municipali, contenente un vademecum che ne faciliti la comprensione e l'applicazione. Grazie. Grazie, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti favorevoli, 6 astenuti, si intende approvato. Passiamo alla votazione della delibera integrata dalle osservazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
No, se è l'altro. Con 13 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti, si intende approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto affissioni abusive, trasporto svuota cantine. Relatore? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, in base all'ordinanza del sindaco 24/2013, si sente, sia chi affigge un adesivo, cartello, manifestino abusivo e sia il committente sono passibili di sanzioni. In base all'articolo 635 del Codice Penale, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o cose di interesse storico o artistico, ovunque esse siano ubicate, è passibile a una pena da 6 mesi ai 3 anni. In base all'articolo 663 del Codice Penale, chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni, affigge scritte oppure disegni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro e lo ritengo comunque poco. Allora, gli adesivi e i cartelli, i manifestini abusivi vengono attaccati durante la notte a migliaia in tutta la nostra città. Tali adesivi riguardano attività di traslocatori, aggiusta serrande, sgombra cantine, pittori, muratori, ristrutturatori. Tutto questo crea dei danni ingenti alla nostra città per una serie di motivi. Il primo, mancate entrate per le casse comunali e conseguente danno erariale per il comune, soprattutto perché nella maggior parte dei casi non si riesce a risalire al committente, in quanto i numeri telefonici riportati sugli adesivi sono intestati a dei prestanomi o a delle società non operative. Quindi la riscossione delle relative sanzioni, seppur messe in bilancio, diventa aleatoria. 2. Concorrenza sleale nei confronti di chi paga regolarmente le tasse. Un autotrasportatore in regola è iscritto alla Camera di Commercio, è iscritto al Dipartimento della Mobilità e quindi sul libretto di circolazione del suo veicolo ci sarà scritto questo, il numero massimo di tonnellate che può trasportare. E 3. Ma non meno importante, il libretto di smaltimento, cioè quando mi viene a ritirare delle cose a casa voglio sapere dove le vai a portare. 3. Imbrattamento e danneggiamento di edifici, negozi, pali della luce, della segnaletica stradale, secchioni dell'immondizia che portano al degrado dell'ambiente in cui viviamo. 4. Nascere di discariche a cielo aperto in tutta la nostra città, con conseguente inquinamento del suolo pubblico. Nel peggiore dei casi poi questi svuotacantine vanno a scaricare nei campi rom, aumentando quindi la possibilità di roghi tossici. Pulizia a carico di AMA, con somme in extra tari, che vanno quindi a carico dei contribuenti che già pagano la tariffa dei rifiuti. Ogni giorno l'AMA deve andare a raccogliere circa 20-25 tonnellate di mobilio e varie cose abbandonate in tutta la città, immaginate quanto ci può costare. 6. Queste attività sono strutturate interamente sul lavoro in nero, sullo sfruttamento dei lavoratori, giovani o meno, costretti per necessità ad accettare compensi irrisori all'interno di azioni illegali. Il presidente dell'associazione dei trasportatori che diciamo ho ascoltato mi ha detto che l'ultima proposta che ha visto su internet è una proposta di venire a svuotare una cantina oppure una casa per 9 euro, quindi immaginate. C'è da ribadire inoltre che il decreto legge 29/93 recita che chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto terzi e che esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con ammenda da 258 a 512 euro, che comunque è pochissimo, e si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta alla confisca con la sentenza di condanna. Quindi sulla base di tutto questo il Consiglio Municipale risolve di impegnare il Sindaco e la Giunta Capitolina in collaborazione con gli organi competenti. Quindi parliamo Polizia Locale, quindi Reparto Ambiente, i PICS che adesso si chiamano NAD, la Guardia di Finanza,
i carabinieri e la polizia di Stato di creare una task force che metta in atto tutte quelle azioni che siano in contrasto a queste ripetute situazioni di illegalità. È importante che ci sia anche la polizia postale, in quanto gli adesivi sono sia in strada, ma ci sono anche moltissime offerte su internet. Di rivolgersi al governo per chiedere di redigere una legge nazionale che, a seguito dell'affissione abusiva di pubblicità e deturpazione del decoro della città, preveda la disattivazione immediata dei numeri pubblicizzati sugli adesivi stessi. Ed ultimo, di redigere un albo in cui si scriverà chi è autorizzato ad operare come svuotacantine e traslocatore sul territorio del Comune di Roma, avendo quindi tutti i documenti in regola per fare questa attività, compreso appunto il libretto relativo allo smaltimento. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono interventi? Prego consigliere Ciancio. No, come al solito, grazie presidente, grazie consigliera che ci ha descritto quest'atto. Come al solito devo dire che lodevole l'impegno a formulare un atto del genere, però mi sembra che possiamo cadere in un equivoco: esiste già tutta questa roba, cioè mi sembra, magari c'è da qualche intervento che mi potrà chiarire nel finale. Io so bene che c'è un, quando svuotano devono portare una certificazione, una ricevuta di avvenuto o come avvenuto deposito in discarica autorizzata. Non è che uno svuotacantina non faccia questa roba, la deve fare. Se si riferisce a tutti gli adesivi che mettono sulle serrande, non è facile capire chi è autorizzato e chi no, o chi poi lo fa in termini alquanto bonari, senza pagamento. Insomma, ci vuole qualcosa di più rispetto a questo atto. Io ritengo di rafforzare i controlli per strada rispetto a chi trasporta, tutti i trasportatori, perché è vero che a margine della collatina, se andiamo di sera, c'è quello che svuota il bidet piuttosto che lo scaldino, piuttosto che ci so, è vero, c'è questo vero, ma altrettanto ci devono essere i controlli su strada rispetto a questa roba, perché quando qualcuno cammina con un automezzo, le forze dell'ordine devono chiedere la bolla di dove ha reperito il materiale. E naturalmente non può porre in discarica non autorizzata, quindi i bordi delle strade. Quindi questo atto, come dire, lo vedo un po' come quelle cose che tutta la carta che produciamo, producete con atti, però poi non produce, partoriamo un topolino. Cioè, ci sono delle idee che bisogna portare avanti, però bisognerebbe guardarli da più punti di vista. Cosa produce effettivamente una risoluzione del genere? Siamo sicuri che noi potremmo impegnare il governo nazionale a fare una legge su questa, una legge più severa? Voglio dire, strade certo sono tante, però diventa lungo. Io farei una cosa molto semplice, prima di tutto, e ampliare quei punti dove possiamo portare la roba, dove io ricordo Arco di Travertino, che avevamo una sede, un'area dove potevamo portare computer, cioè sempre di meno, sempre più difficile, sempre più faticoso per smaltire quello che di fatto non riusciamo a sapere dove si debba mettere. E poi ci sono i cretini, i maleducati, questo è un fatto scontato, che ieri ho visto un frigorifero, non ho pensato che era un elettore del PD, ma ho pensato che era un maleducato, perché questo si diceva poi in alcuni momenti quando vedevamo per strada tutta questa roba. Assolutamente, bisogna ampliare i servizi esistenti. Nelle scuole, ad esempio, i dirigenti scolastici non sanno dove smaltire tutta la roba residua, la tengono sotto scale e così via dicendo. Perché? Perché un servizio che era attivo qualche anno fa non è più attivo. Allora, senza andare a scomodare cose nuove che diventano difficili, io ritengo che c'è una normativa su cui noi dovremmo stare attenti e farla osservare.
questo è il mio principio, l'ho detto, abbiamo parlato di rastrelliere, se vi ricordate, nei condomini, una delia, ne abbiamo parlato in commissione perché volevamo obbligare gli amministratori di condomini a mettere le rastrelliere. Bene, io non ci sono riuscito da me, ma sicuramente se facevamo un cammino virtuoso, ove praticamente noi potevamo premiare i condomini virtuosi con degli incentivi che erano quelli dell'occupazione di suolo pubblico, allora sì che si arriva, che non è nulla di trascendenziale rispetto a un operato corretto e limpido. Anche in questo caso noi possiamo dare dei bollini come AMA a chi trasporta, e quindi dei bollini a garanzia del trasportatore che porta nella discarica autorizzata. Come fanno, l'ho detto molte volte, ho fatto vedere forse pure le fotografie a Losanna, che adottano questo sistema, cioè hanno un bollino che danno e quel bollino, con quel bollino si possono portare un numero di chilogrammi in discarica. Quindi ecco, la virtuosità è questa, capire, altrimenti ritengo che è un altro pezzo di carta, magari corretto, ma che non ci porta da nessuna parte, come esempio di uno dei primi atti che abbiamo formulato e non abbiamo portato a casa. Grazie, aspetto qualche delucidazione in più nell'intervento finale. Grazie, altri interventi? Chi dei due? Prego, consigliera Tripudi. Devo cambiare il microfono perché non funziona. Sì, grazie Presidente. Volevo solamente fare un piccolo chiarimento al consigliere, che forse chi ascolterà e chi vedrà questo consiglio non sa che il consigliere che mi ha preceduto non fa parte della Commissione Commercio, quindi non sa evidentemente tutto il percorso che si è fatto in questa Commissione. Questo tema è stato anche trattato in Commissione. Abbiamo invitato un rappresentante appunto degli autotrasportatori che ci ha spiegato non solo il lavoro che svolge, ma tutte le varie criticità che si verificano nell'espletamento appunto di questa attività. Quello che è emerso è che la concorrenza che loro praticamente subiscono da questi svuota cantine è che, proprio perché non procedono allo smaltimento dei materiali che raccolgono, ovviamente non hanno molte spese e quindi il loro servizio viene pagato in nero. E viene pagato veramente con cifre molto molto basse rispetto alle cifre che dovrebbero chiedere gli autotrasportatori autorizzati, che invece sono gravati da spese di smaltimento, affitto di container, devono pagare altri autotrasportatori che con determinati camion devono portare questi container all'impianto di smaltimento. Quindi non è una cosa da poco. Ora, questo atto non risolverà il problema, è chiaro, ma comunque è un piccolo passo per cominciare a pensare come procedere. Si può fare un registro municipale degli autorizzati? Perché no? Si potrebbe pensare magari, e questo ne discuteremo in commissione, a delle eventuali convenzioni? Perché no? Parliamone, vediamo, studiamo la fattibilità della cosa. Cioè, è un modo per stimolare e curare un attimino questo problema, perché è un problema oggi diventato molto grave sul territorio, perché tutto ciò che appunto stava dicendo il consigliere che mi ha preceduto, frigoriferi per strada eccetera, io non credo che siano solo cittadini, diciamo, incivili che riversano sulle strade, c'è molto altro. Ecco, si parla di controlli, è vero, ma non si può controllare ogni cassonetto. Io adesso la Presidente dell'Ambiente non c'è, io non ho la più pallida idea di quanti cassonetti abbiamo su tutto il territorio. Voglio dire, non puoi mettere
telecamere, controlli di uomini eccetera su ogni postazione, perché qui il problema è molto grave, perché ci sono, è vero, delle discariche abusive, ma ci sono anche delle discariche estemporanee che nascono così proprio in prossimità dei cassonetti. Quindi è vero che abbiamo l'aiuto e l'ausilio anche di cittadini che ci segnalano, ma è anche vero che noi forse dobbiamo trovare una strada diversa. E allora, per quanto riguarda l'ambito commerciale, noi cerchiamo perlomeno di sensibilizzare i cittadini e far capire che esistono anche queste figure che potrebbero, tra l'altro sono anche dei veri professionisti, perché ci hanno spiegato come espletano il loro lavoro, e devo dire che sono molto attenti anche a valutare il tipo di merce che devono smaltire, perché addirittura alcuni mobili, come ci è stato spiegato, non vengono neanche portati in discarica, vengono portati in grandi strutture che vendono tipo mercatini dell'usato, e mi è capitato di averlo visitato uno giovedì scorso, dove questi mobili che sono in buone condizioni, che hanno un certo valore, vengono rimessi sul mercato. Quindi, voglio dire, è un discorso molto ampio, si parte sempre da piccoli passi e poi da lì si possono sviluppare eventuali altri passi più importanti. Grazie. Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente, io intanto voglio iniziare il mio intervento ringraziando la consigliera Labiso, perché porta sempre alla nostra attenzione del Consiglio Municipale alcuni temi che sembrano di secondaria importanza, invece sono stati trattati nel più totale silenzio degli ultimi anni, come questo, che è importantissimo, che ha ripercussioni pazzesche sia a livello sociale sia a livello ambientale, e mi sorprendo come nessuno prima di noi, in questo caso prima di lei, abbia portato questi temi in questo Consiglio Municipale come anche in Assemblea Capitolina, perché sono davvero cose che impattano sulla vita di tutti i giorni. Ogni giorno vediamo infatti il degrado che proviene dall'appiccicamento, scusate il termine un po' così, non proprio congruo, però fa capire bene il senso e anche forse un po' il marciume della questione, di questi volantini barra adesivi attaccati ovunque, sui guardrail, sulle saracinesche, sui muri pubblici, privati, senza nessuna discriminante, che occupano personale per la maggior parte preso in nero. Questo vuol dire che chi fa questo lavoro onestamente, che paga le tasse eccetera eccetera, ha un grosso problema di livello anche lavorativo. Perché c'è tutto un sommerso accanto che ammazza quel tipo di attività, oltre al fatto che chi non è controllato, chi non è iscritto alla Camera di Commercio, chi non è iscritto all'Agenzia delle Entrate, chi non è iscritto ai registri della mobilità, come ha detto giustamente la consigliera Labiso, non sappiamo dove va e a scaricare, a buttare questa roba. Per la maggior parte sono quegli svuotacantine che entrano, fanno tutto con pochi soldi, e invece di andare a conferire in maniera sicura e normale, come legge impone, come regolamenti impongono, li buttano un po' qui e un po' lì, e sono anche causa della distruzione potenziale ma anche fattiva delle nostre campagne, dei nostri spazi pubblici, dei nostri spazi privati, ed è un disservizio enorme. Oltretutto ci sono alcuni, penso per esempio e alcuni comuni, cioè dei Castelli Romani, non hanno i cassonetti perché alcune zone hanno per esempio il porta a porta. Quindi cosa fanno? Se noi abbiamo dei cassonetti nei nostri quartieri di Vermicino, cioè di Romanina soprattutto, dove è un'area prettamente commerciale, non possono gettare là, vengono a gettare quello che hanno preso illegalmente e lo vengono a buttare da noi altrettanto illegalmente. Quindi è davvero un circolo vizioso che sembra così un po' sottostrato, un po' sotto silenzio da anni e anni, e che in realtà è una piaga sociale e ambientale allucinante. Per questo tema io ringrazio ancora la consigliera Labiso, ringrazio anche la consigliera Tripputi perché ha approfondito il tema nella commissione che presiede, oltre a
E tutti gli altri atti che la consigliera Labiso sempre ha fatto, in particolare su Ama, su Sarim e altre cose, che sembrano cose piccole, ma se andiamo a unirle tutte quante, hanno una risposta potenziale enorme su tutto il territorio. E di questo io voglio dire, e chiudo, a nome del gruppo, anche come capogruppo del Movimento 5 Stelle, affermo con fermezza e anche con molto molto orgoglio anche che sono tematiche assolutamente sconosciute a questo consiglio municipale e che la consigliera ha avuto il buon senso, cioè non solo di andare a ricercare ma anche di proporla, e con la votazione andiamo in quella direzione là, anche in accordo con le nostre linee programmatiche. Pertanto io chiudo qui, grazie Presidente. Bene, grazie. Passiamo. Lei vuole fare l'intervento finale? Vuole la chiusura? Va bene, perfetto. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Ciancio. No, ripeto, io capisco tutto, naturalmente le cose piccole a volte possono sembrare grandi, ma quando sono troppo piccole e invisibili diventano il nulla. Il fatto che lavorino in nero non può essere imputato a chi offre la prestazione. Il fatto che lavorino in nero non è imputabile alla persona che lo fa, ma all'utenza che lo richiede. Allora, l'utenza che lo richiede, quindi o facciamo una rivoluzione culturale che parti dalla scuola, altrimenti io vi devo dire la verità, io dovevo smaltire una cantina, io mi sono rivolto a uno autorizzato, ma contestualmente c'era chi portava i mobili a San Paolo per rivenderli. C'è un grande cortile, non so se lo conoscete, dove si portano i mobili per rivenderli, come dice. Quindi e il fatto è che fatta un qualcosa, anche piccola, viene disatteso poi, quindi se continua a chiedere poi senza fattura, cioè il problema è, si pone comunque in un panorama che viviamo in Italia, perché il nero magari riuscissimo a disattenderlo, ma ci vuole controllo e si dovrebbe partire da cose più grandi per dare un esempio forte. Io lo ripeto, le cose piccole sono belle perché li vedi magari subito, ma devi prendere il microscopio poi per guardare quali benefici si possono avere, e questa cosa non va bene in un momento in cui soffriamo così tanto a Roma. Io mi trovavo con uno dei vostri presidenti giù alla Romanina, siamo andati per una commissione e ricordo mi sono messo a rimproverare uno che buttava dentro un cassonetto i calcinacci, non so se vi ricordate chi c'era, sono stato aggredito dal cittadino perché non sono fatti tu. Ecco, quindi se esiste questa roba noi non dobbiamo pensare che modificando, facendo un albo, cioè non succede nulla se noi non risolviamo il grosso. Risolto il grosso, le cose piccole si vedranno poco, ma uno prende esempio. Proprio da questo aspetto io devo dire, non voglio mettermi come al solito di fronte a bontà di lavoro degli altri consiglieri. Io non penso possa essere un atto che risolve il problema. Mi asserrò per l'alto senso del lavoro e della responsabilità, perché mi sembra che i numeri dicono che debba stare in aula, non so se c'è una maggioranza, ma mi determino a stare in aula per partecipare al voto, ma mi astengo dal voto. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera. Allora, dunque, questo argomento che abbiamo affrontato oggi non è assolutamente piccolo, anzi io mi chiedo come mai in tutti questi anni nessun partito abbia visto cosa stava succedendo. Questa è una cosa devastante e allucinante, sia per gli adesivi che sono attaccati ovunque e sia per poi tutte le discariche, cioè 20-25 tonnellate in extra tari che si raccolgono ogni giorno e che l'AMA chiede i soldi ai contribuenti, quindi a noi romani. È una cosa di cui non vi siete accorti, nessuno si è accorto, ma insomma era facile, giusto se stai con gli occhi chiusi
chiusi, non lo vedi. Le risposte, diciamo, sono che abbiamo un servizio 060606 che fa ritiro ingombranti a domicilio e i cittadini potrebbero iniziare ad usarlo. Abbiamo proposto le mini isole ecologiche su tutto il nostro municipio, nel quale c'è un operatore AMA con un furgone che raccoglie piccoli ingombranti. Quindi, mettendo almeno una decina di isole, di mini isole ecologiche nel nostro territorio, magari invece di chiamare gli svuotacantine, puoi andare direttamente, non so, a Piazza Don Bosco, Piazza dei Consoli, sai dei mobiletti, delle cose da smaltire, puoi andare direttamente lì, in più c'è l'isola ecologica. E raccolta materie prime e seconde nelle scuole, abbiamo fatto un atto in cui nelle scuole si potrà raccogliere del materiale che viene riciclato. Oggi con la plastica ci fanno i golf, ci fanno le scarpe, ci fanno di tutto, e quindi penso che anche quello sia stato un impulso, parte dalla scuola, quindi se parte dai giovani e dai bambini credo che sia molto importante ricordarlo. E voglio ricordare che poi questo è un ulteriore atto sull'ambiente, io credo di averne presentati almeno 7-8 negli ultimi mesi e lo vorrei un po' ribadire, ecco. E tornando al fatto degli svuotacantine, io sono andata a Montagnola a conoscere i PIX, che adesso si chiamano i NAD, e mi hanno detto che quando attaccano questi manifesti, cartelloni, loro gli fanno dei verbali per ogni cartello che viene attaccato, loro pagano i primi due verbali e poi non pagano più nulla, continuano tranquillamente sia ad affiggere questi manifesti e sia a fare questo lavoro di svuotacantine totalmente illegale, per cui non trovo che sia molto leggero il fatto di dire: appena io trovo un adesivo attaccato su un monumento, su un negozio, ti blocco immediatamente il cellulare, così che tu la notte li attacchi, io il giorno ti blocco il cellulare e tu devi ristamparli e poi li devi riattaccare. Quindi non è proprio una cosa che arriva dopo, è una cosa che arriva subito, appena io te li vedo mi stai deturpando la città, non ti posso rintracciare e quindi ti blocco il cellulare. C'è una precedente cosa del Tribunale di Roma che ha bloccato i cellulari degli svuotacantine, quindi io sulla base di questa notizia che ho trovato ho fatto quest'atto dicendo: possiamo farla come cosa regolare, non una tantum. E c'è stato in Commissione Commercio un consigliere dell'opposizione che ha detto questa frase: tutti devono lavorare. Beh, io non sono d'accordo. Se in questo paese 4 lavorano in regola e 6 lavorano nell'illegalità, non avremmo più fondi per i servizi, e quindi io sono completamente in disaccordo con quello che è stato detto, non mi piace questo modo di ragionare, siamo appunto il partito dell'onestà noi, e quindi sulla base di questo, insomma, questa risoluzione la voteremo in modo positivo. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Allora sostituisco lo scrutatore Toti, consigliere Toti che è uscito, con il consigliere Ciancio. Grazie. Passiamo alla votazione dell'atto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Con 13 voti favorevoli e un astenuto, l'atto si intende approvato. La seduta chiude alle ore 11:23. Grazie.